ovviamente senza aver trovato un rapporto preliminare con quanto detto il toccato dell'opera, si ritroveranno dei contenuti che sono coerenti, in particolare penso alla diapositiva nella quale è stato evidenziato con le immagini del semaforo, quale sia il concetto e il contenuto relativo alle competenze di governo clinico, perché è molto importante valutare quali sono i temi di contenuto relativi all'affermazione di competenza legata al governo clinico. In questo senso con invito anche a tutti quelli che sono presenti qui a visitare il sito GIM, nel quale la position statement del GIM rispetto al governo clinico è definita in dettaglio, perché credo che sia importante anche capire e sintonizzarsi rispetto ai contenuti del concetto di governo clinico. L'argomento è abbastanza ovviamente complesso in considerazione della necessità di ragionare i temi di ordine generale, ed è essenziale quello comprendere anche quali sono gli elementi storici dai quali noi prendiamo le mosse. Chi sono questi due signori molto diversi fra di loro? Uno è un lord inglese anche nella sua apparenza iconografica, l'altro è un severo germanico. Sono il lord William Beveridge e Otto von Bismarck. In realtà ci si può chiedere cosa c'entra con il governo clinico, invece sono essenziali nella storia del governo clinico, l'uno e l'altro essendo stati fautori dei due modelli principali di assistenza sanitaria. L'uno, Lord William Beveridge, è stato il pensatore che ha immaginato i sistemi solidaristici, dai quali poi hanno preso le mosse la gran parte dei sistemi universalistici che sono applicati in particolare nei paesi europei e del Nord America. E invece Otto von Bismarck è stato il pensatore del cosiddetto sistema di assistenza sociale mutualistica, quello che noi conosciamo come sistema mutualistico, che ovviamente sono caratterizzati da condizioni relative alla gestione, al finanziamento e alla caratteristica dell'erogazione del servizio estremamente diversificati, caratterizzando sostanzialmente oggi insieme al sistema privato, che si configura come più aderente al sistema nordamericano, in particolare quello statunitense, i tre sistemi principali di assistenza sociale alle condizioni di malattia. Il sistema solidaristico, il sistema Beveridge, è un sistema evidentemente gestito prevalentemente dal governo centrale, quindi con un forte sistema di integrazione sia verticale che orizzontale, ha come finanziamento l'imposizione e ha le caratteristiche di forse obiettivi di equità, di omogeneità, ma come abbiamo avuto modo di sperimentare nei nostri oltre 30 anni il sistema sanitario nazionale, anche il rischio di inefficienza, oltre che altre valutazioni che vedremo più avanti. Il sistema Bismarck si caratterizza evidentemente per tutti gli aspetti tipici dell'assicurazione, per la erogazione di contributi che sono prevalentemente di tipo assicurativo e per la selettività del sistema di assicurazione che riguarda verticalmente delle fasce di cittadini. I sistemi privati hanno ovviamente modalità molto diverse, sono prevalentemente orientati e gestiti con sistemi di mercato, si giocano sulla logica dell'equilibrio legato al prezzo come tutti i sistemi di mercato e possono avere una qualità evidentemente più alta legata a finanziamenti specifici, ma chiaramente hanno il tema di essere sistemi non universalistici che lasciano scoperte, come succede oggi per esempio negli Stati Uniti, al di là di quello che potrà avvenire con la riforma Obama, scoperte grandi fasce di cittadinanza. Nei sistemi universalistici pubblici ovviamente mi concentro su questi, perché questo è il sistema sanitario del nostro paese, quindi parliamo ovviamente di un'esperienza che abbiamo già condotto in questi 30 anni con degli alti e dei bassi. L'accesso avviene sulla base del bisogno, con un'eliminazione perlomeno parziale dell'ostacolo del prezzo, la programmazione dell'elemento che sostituisce il mercato e la contribuzione sulla base del reddito e non del rischio di categoria. Qual è il principale rischio? Lo vediamo davanti tutti i giorni nei modelli di consumo. È quello che si realizza quando non si paga direttamente un bene che si acquista, con la tendenza a sovrautilizzare il bene di cui non si comprende il valore. Ovviamente questo riguarda non soltanto i temi legati all'utilizzo inappropriato delle risorse, ma anche aspetti del tutto peculiari che connotano i sistemi di consumo, quali per esempio la mancata presentazione alle visite, che ha un costo di specialistica, che ha un costo estremamente elevato per il sistema, o l'acquisto di farmaci che poi non vengono utilizzati. Sono aspetti che sono meno evidenti da un punto di vista della prescrizione, perché la parte sanitaria è più concentrata in aspetti che sono legati all'uso inappropriato delle prescrizioni sanitarie, degli esami inutili, delle terapie che non hanno impatto sulla salute, ma vi sono anche aspetti che riguardano l'organizzazione, l'erogazione dei servizi, che sono assolutamente inefficienti, estremamente costosi e che non vengono percepiti come dei costi di sistema, neanche da coloro che li utilizzano. Ovviamente poi ci sono modalità per cercare di ammortizzarli, quali il copayment, tipo le tanti gentili. Che cosa è successo nel nostro paese?
Guardiamo la storia che ha caratterizzato il servizio sanitario, innanzitutto ovviamente nel 1958 è stato istituito il Ministero della Sanità, ma le varie leggi di riordino, in particolare quelle che sono state emanate nel 1968, hanno caratterizzato riordini di ordine settoriale. L'elemento costitutivo principale si è realizzato nel 1978 con la legge 833, che è la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. La legge di istituzione del Servizio Nazionale superava nel nostro paese una condizione non universalistica, che era quello del sistema di assicurazione sociale di malattia, il sistema tipo von Bismarck, anche nel presente nel nostro paese, prima del 78. Quindi sono elencate le caratteristiche, teniamo presente che a quell'epoca c'erano circa 5 milioni di cittadini che erano esclusi, completamente esclusi dall'assistenza sanitaria. Il settore pubblico si occupava di tutelare al di fuori dell'assistenza mutualistica alcune fasce di attività e di cittadini, dalla prevenzione ai non abbienti, alla salute mentale, ma questo non evitava l'esclusione di ampie fette della popolazione, in particolare ovviamente, come nei sistemi mutualistici accade, qualora non vi fosse un collegamento col mondo della produzione e col mondo del lavoro. La legge 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale innanzitutto ha determinato quello che viene chiamato integrazione verticale, cioè l'ente finanziatore è lo stesso che possedeva il servizio e non c'era più la relazione di pagamento e acquisto come avveniva fra lo Stato e gli enti mutualistici in precedenza. Il finanziamento veniva per quota capitale a cura, il sistema sanitario nazionale si poneva innanzitutto un obiettivo che era quello di superare lo squilibrio territoriale, cioè di garantire l'erogazione di uniformità di servizio nelle diverse regioni del nostro paese. Teniamo presente questo aspetto perché non è assolutamente marginale rispetto a quello che è accaduto dopo. Il principio sostanziale di introduzione di un universalismo, che allora era un universalismo assoluto, era quello di dare a ognuno la stessa cosa a prescindere dalle differenze, secondo un principio prevalente di equità orizzontale. Il sistema universalistico egualitaristico, quindi il sistema universalistico assoluto, di fatto che cosa configurava? Configurava una ridistribuzione assolutamente uniforme lungo la linea continua che lega sulle ascisse ordinate la possibilità contributiva e la quota acquisita dopo la ridistribuzione della tassazione. Questa ridistribuzione era spalmata in maniera assolutamente uguale a prescindere dal livello di contribuzione, che ovviamente è un livello di contribuzione variabile a seconda della fascia di reddito, come in tutti i sistemi universalistici assoluti. L'uniformità di trattamento nell'assunto che tutti i cittadini siano uguali e che a tutti spettino le stesse risorse, senza considerazione alcuna della varietà e della diversità dei bisogni di salute che caratterizzano le diverse popolazioni e le diverse classi di età. Che cosa è accaduto dopo? Anche alla luce di una serie di elementi che in frattempo hanno verificato conoscenza rispetto a che cosa succede di un sistema economico-finanziario quando si utilizza un sistema totalmente universalistico. Nel 1992-93 sono usciti altri due decreti di grande importanza, il decreto legislativo 502 del 1992, il decreto che ha sancito l'aziendalizzazione della sanità, del bene e del male, ma non è questo che adesso interessa, e il decreto legislativo 517, correttivo del 502 del 1993. Nel 99 l'organizzazione ha modificato alcuni aspetti, in particolare della sua assetto interno, ma anche della contrattualistica con il decreto legislativo 229, il decreto Bindi, che ha modificato ulteriormente il riordino quadro del sistema sanitario nazionale, e dal 2000 in poi si sono susseguite una serie di modifiche, in particolare quella del titolo quinto della Costituzione, che ha determinato l'avvio per un processo di federalismo sia di tipo fiscale sia di tipo sanitario, attraverso una serie di provvedimenti che voi vedete qui elencati, che sono quelli che hanno portato all'inizio di un percorso verso la devolution sanitaria e il federalismo fiscale. Cos'è successo in pratica? Nel 502 si è passato da un livello genericamente uniforme di assistenza a livelli uniformi di assistenza definiti in coerenza con l'entità del finanziamento, e nel 229 si è cominciato a parlare in maniera più puntuale i livelli essenziali di assistenza da fissarsi in modo contestuale al volume delle risorse. Nessuno però ha mai chiarito con puntualità cosa volesse dire contestuale alla definizione delle risorse. Di fatto questo può rappresentare un concetto di selezione inversa. I livelli sono essenziali nella misura in cui il finanziamento li sostiene e non nella misura in cui rappresentano condizioni di necessità. Da cui la domanda: ma se il finanziamento non sostiene i livelli essenziali, si può scendere sotto i livelli essenziali? Un quesito posto da un punto di vista informale, ma non affrontato da un punto di vista normativo.
Il federalismo fiscale ha poi definito gli aspetti di sostegno e di differenziazione del sostegno fiscale che le regioni sono chiamate a derogare e a ricevere in funzione di condizioni di pesatura che definiscono un mix di tassazione che qui vedete elencato soprattutto a partire dalla legge 56 del 2000 che ha determinato gli aspetti contributivi legati alle regioni e gli aspetti contributivi legati allo Stato che possono essere sinteticamente riassunti come vedete in questa diapositiva in risorse regionali, prevalentemente IRAP e addizionale IRPEF, compartecipazione all'IVA, la compartecipazione perché non tutta l'accisa sulla benzina aspetta alle regioni e altre date proprie di tipo diverso. Le risorse statali che sostanzialmente sono rappresentate dal Fondo Sanitario Nazionale e soprattutto il trasferimento perequativo che attraverso formule precise che riguardano alcune variabili che condizionano un diritto assegnato come tale, senza entrare nel merito se questo diritto sia giusto o meno, rispetto a certi aspetti di ordine epidemiologico che riguardano popolazione anziana, alcuni aspetti di mortalità e morbidità, tendono a finalizzare il trasferimento di risorse da alcune regioni ad altre regioni a fondo a finalità di perequazione. Questo ovviamente nella sua prima fase, nella sua prima accezione, che era quella di trasferirsi da una condizione di universalismo di ordine assoluto a una condizione di contribuzione, attenzione, prima dell'erogazione del servizio, di universalismo di ordine selettivo. Sostanzialmente dividendo quell'immagine che abbiamo visto prima in modo differente, in modo tale per cui rispetto alla retta che collega la possibilità contributiva con il contributo ricevuto dopo la distribuzione, questa fosse assegnata a coloro i quali, alle regioni alle quali le condizioni di bisogno si connotano in maniera diversa rispetto ad altre, per cui tutta la distribuzione non avviene più lungo l'intera retta che collega scisse ordinate, ma viene concentrata in fasce di contribuzione che sono legate a tutelare delle condizioni di maggiore difficoltà e invarianti per gli altri. Questo naturalmente rispetto alla distribuzione del fondo di contribuzione e quindi legata esclusivamente alla ridistribuzione della tassazione. L'impatto di un concetto di universalismo selettivo determina nel Servizio Sanitario Nazionale differenze estremamente significative sul piano della capacità di gestirsi una parte significativa del proprio PIL. La ridistribuzione è tale per cui oggi ci sono situazioni nei quali si ha l'equivalente di un 100% del proprio PIL utilizzato ai fini della 100% della tassazione relativa ai fini delle necessità sanitarie della propria regione, a fronte di regioni che, in virtù della ridistribuzione, utilizzano invece una quota molto decrementale del proprio PIL. Non devo sottolineare, perché credo che siano noti a tutti, quali sono gli elementi connotanti i livelli essenziali di assistenza, faccio soltanto notare, credo che a loro non sfugga, che nella parte finale della diapositiva sono elencati alcuni elementi di criticità, un elemento di criticità sostanziale che si è sempre più connotato come una condizione di contraddizione. I LEA sono stati pensati fin dall'inizio con un duplice obiettivo, che è un obiettivo assolutamente in conflitto al suo interno, quello di governare e contenere e limitare la spesa pubblica, ma anche dall'altra parte quella di rappresentare il principio fondamentale della condizione di universalismo assoluto nel ritorno di servizio anche dopo la distribuzione. Questi due obiettivi sono in evidente conflitto fra loro ed è una condizione che oggi, come vedremo, si manifesta in maniera molto chiara, anche se, ahimè, spesso questa condizione è piuttosto occulta. Che cosa è successo nel tempo a fronte di una evoluzione normativa di questo tipo? Sono successe due cose. Intanto che il finanziamento nazionale, al di là della sua sufficienza o non sufficienza rispetto ai bisogni, è cresciuto nelle modalità che vedete elencate nella parte alta della diapositiva dal 2001 al 2012. Ovviamente la diapositiva è inclusiva del nuovo patto per la salute e quindi prevede già tutti gli elementi di finanziamento che connoteranno il rapporto fra Stato e Regioni per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale per i prossimi 3 anni, ma a fronte di questo si è verificato un altro aspetto che è più tipico dei pazienti a più elevato, della città, scusate, più elevato, delle nazioni, scusate, più elevato ordine di sviluppo, cioè che la spesa sanitaria cresce più rapidamente del PIL. Questo ovviamente per una serie di ragioni molto complesse, molte ragioni, una delle quali è legata alla condizione stessa del benessere che deriva direttamente o trova la sua diretta espressione nell'incremento del PIL, cioè che la popolazione sta meglio, cioè che la durata media della vita aumenta, cioè che le fasce anziane della popolazione aumentano, cioè che i bisogni sanitari che in quelle fasce prevalentemente, anche se non esclusivamente, si concentrano, aumentano e quindi
della pagina del Sole 24 Ore che riportava questa immagine, dichiarava in maniera molto tranchante, ma molto puntuale, il benessere aumenta i bisogni sanitari. Questa è evidentemente la condizione di sintesi che caratterizza noi, ma anche gli altri paesi. A fronte di questa condizione, evidentemente, il nostro ministro, neo ministro, ha ritenuto che fosse opportuno verificare in maniera molto puntuale quello che era una condizione legata all'utilizzo del finanziamento, un utilizzo del finanziamento che è stato evidentemente difforme in questi anni. Se si considera il bilancio, le condizioni di bilancio, senza entrare nel merito delle singole regioni che connotano gli ultimi 8 anni, si può verificare come, e vi prego di guardare soprattutto la parte bassa della diapositiva, la maggior parte dei disavanzi, che ammontano a quote estremamente significative, a fronte di finanziamenti che sono stati distribuiti secondo il concetto di universalismo selettivo e quindi perequati, si sono concentrati, come sappiamo, in alcune parti del nostro paese, ma non in tutto il nostro paese, anche se acquisivano quella quota aggiuntiva che voi avete già visto prima nella descrizione iconografica di come si configuri il ritorno contributivo nell'universalismo selettivo. A questo si deve aggiungere una serie di elementi di ordine epidemiologico e di scenario che si sono fortemente modificati negli ultimi anni. Il rapporto CEIS del 2008 dichiara già come un numero estremamente consistente di famiglie italiane vadano sotto la soglia di povertà in virtù delle spese sanitarie e che oltre 500.000 di famiglie nel nostro paese sono famiglie caratterizzate da necessità di sostenere spese sanitarie cosiddette catastrofiche, cioè superiore al 40% della propria capacità di contribuire. In particolare, evidentemente, questo riguarda un numero rilevante di famiglie anziane e anche monoreddito, in cui sono presenti anziani, scusate, anche monoreddito. La caratteristica epidemiologica che è sottesa a questa condizione l'abbiamo già espressa quando abbiamo letto l'andamento della spesa sanitaria rispetto al PIL, la necessità di configurarsi di bisogni estremamente variabili e soprattutto modificati rispetto a quello che era l'assetto epidemiologico del nostro paese 30 anni fa, la crescita esponenziale di condizioni di fragilità, la necessità di avere interventi sanitari molto più caratterizzati dalla continuità di cure di quanto non avvenisse in un sistema in cui centrato prevalentemente sugli ospedali, l'erogazione dell'attività e la relativa al momento puntuale del bisogno del cittadino e anche evidentemente degli aspetti legati al miglioramento della qualità delle cure che sono caratterizzati da una condizione di fragilità che si cronicizza e dura più a lungo, la cui vita dura più a lungo, ma che si configura evidentemente con un fabbisogno economico di assistenza e quindi economico molto maggiore. Nell'ultimo rigo trovate un aspetto simpatico che riguarda la nostra regione relativo a questo aspetto. L'1% della nostra popolazione residente assorbe il 32% della spesa farmaceutica e il 5% della popolazione assorbe il 66% della spesa sanitaria totale. Ma c'è un altro elemento che va verificato di quello che sta avvenendo senza che questi aspetti siano in qualche modo evidenti perché così acclaratamente resi noti. Intanto, che cosa succede nei paesi, nei principali, che sono i 20 paesi più industrializzati del mondo, che sono connotati da sistemi sanitari molto diversi. In giallo vedete i paesi che hanno sistemi universalistici, sia quelli di più recente definizione, sia quelli che vengono chiamati sistemi universalistici consolidati. Ebbene, loro possono osservare come l'Italia, che ha un sistema universalistico meno consolidato rispetto ad altri paesi, per esempio l'Inghilterra, ma comunque evidentemente di durata già sufficientemente lunga, ne abbiamo parlato l'anno scorso, oltre 30 anni, ha una spesa out of pocket che è fra le più alte e più bassa soltanto dei paesi tipo la Spagna e il Portogallo, nel quale il sistema universalistico è più giovane del nostro. Una spesa quindi relativa a un quarto, più di quasi un quarto del contributo di ogni cittadino e pagato di tasca propria, in un sistema che fino adesso si è caratterizzato per una condizione di ritorno dei servizi sanitari di universalismo assoluto, cioè di assoluta eguaglianza dei servizi medici, secondo la logica dell'idea. La spesa sanitaria out of pocket, quella che il cittadino sostiene per conto proprio, che si rende è resa meno visibile, dipende da molte cose evidentemente, sia dalle compartecipazioni per le partecipazioni non coperte, sia da tempi di attesa, che rappresentano evidentemente una condizione di razionamento implicito, sia dalla scelta del medico, sia da elementi diversi dall'organizzazione sanitaria e sia da quello che è chiamato referaggio inverso, cioè la scelta di attività di professionale, soprattutto per la specialistica, che poi viene ritorna all'attività di medicina generale con un percorso inverso rispetto al percorso dei gatekeeper nei sistemi universalistici come il nostro gatekeeper principale, meglio di medicina generale, quello attraverso il quale bisognerebbe accedere all'attività specialistica, ma sappiamo che questo percorso spesso è inverso,
il cittadino va prima dallo specialista e poi torna alle cure primarie con la prescrizione già fatta. Ma c'è di più. L'indagine Censis del 2009 è testimone di una condizione di scenario che fa riflettere nella valutazione della nostra, delle nostre famiglie, la valutazione quali quantitativa dell'andamento dell'offerta pubblica per la risposta alla salute negli ultimi 2 anni vede una testimonianza di percezione che la copertura si sia ridotta, estremamente alta, soprattutto nelle fasce a livello socio-economico più basso. Non solo, ma le stesse fasce, le fasce a livello socio-economico più basso, sono quelle che hanno dovuto aumentare negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno maggiormente, la propria spesa di tasca propria per tutelare le condizioni di salute e delle proprie e della propria famiglia, soprattutto evidentemente definendole come incrementi significativi. Vedete, la voce è abbastanza aumentata o molto aumentata. A fronte di questa condizione di scenario si osserva una variabilità molto significativa nel nostro Paese. Qui vedete riportati 2 andamenti che sono relativi alla valutazione del Ministero del Welfare rispetto a una serie di indicatori aggregati che valutano la qualità del servizio sanitario nel loro complesso nelle diverse regioni. Gli indicatori verdi, le barre verdi, gli istogrammi verdi indicano le regioni nelle quali la valutazione qualitativa è in modo decrescente positiva. Veneto, Toscana e Emilia-Romagna sono le 3 regioni valutate più positivamente da questo punto di vista. La barra di istogramma rosso indica quelle che invece hanno una valutazione negativa in crescendo. Loro possono osservare come questo sia particolarmente significativo se guardiamo le ultime regioni, in particolare per regioni del centro-sud, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Molise. Nella parte bassa dell'istogramma bersaglio sono rappresentati anche in modo iconografico il concentrarsi e disgregarsi degli indicatori di qualità dell'assistenza. C'è di più, nella parte bassa dell'istogramma sono riportati i deficit, i rapporti disavanzo pro capite del 2007. Loro possono osservare come i segni negativi siano associati soprattutto alle regioni che hanno l'istogramma rosso più alto, a significare che il disavanzo è concentrato soprattutto nelle regioni che rispetto a questa valutazione di qualità hanno un risultato non positivo, non brillante di performance. A connotare una situazione estremamente complicata e variegata contribuisce anche un elemento tipico qual è la ricerca di servizio, la migrazione sanitaria. Anche in questa diapositiva rappresentata in istogrammi a sinistra potete osservare le regioni che a seconda della lunghezza dell'istogramma dimostrano avere mobilità in attivo e quindi sono sede di migrazione sanitaria in ingresso, e quelle alla vostra destra che sono le regioni con istogrammi negativo. Il programma identifica la spesa sanitaria per mobilità che sono caratterizzate da una più significativa mobilità passiva. Se andiamo a guardare altri aspetti che sono tipicamente utilizzati come indicatori della qualità dell'assistenza, la copertura dei programmi di screening, la forza è l'Osservatorio Nazionale di Screening, loro possono osservare qual è l'andamento dell'implementazione dei 3 principali screening: lo screening del cancro della mammella, lo screening del cancro del colon retto, lo screening del tumore della cervice uterina, nelle 3 sezioni del paese, nord, centro e sud, con la media quella dell'Italia. Loro possono osservare come per alcune condizioni, in particolare in atto riportato lo screening del colon retto, la condizione sia drammaticamente diversa nelle diverse aree del nostro paese. Ora è evidente che questa analisi non è una sola nostra analisi, è un'analisi evidente a chiunque guardi il modo in cui si muovono gli indicatori di salute, di prevenzione, di attività sanitaria, di qualità di servizio nel nostro paese. Ovviamente il Ministero affronta questi temi con una ricerca di soluzioni, qui il libro bianco sul modello sociale che è presente sul sito del Ministero della Salute, nel quale questi argomenti sono affrontati anche in maniera di dettaglio, al di là della condivisibilità, a esprimere l'esigenza comunque di un dibattito rispetto a questi argomenti che non può più essere trascurato. Quello che sta di fatto avvenendo, quello che si viene a richiamare, la necessità di riconsiderare le modalità di allocazione delle risorse secondo un principio aristotelico, perché questa slide rappresenta un principio filosofico di distribuzione di quella che è la giustizia, differenziata in giustizia legale, la parte di contribuzione, quello che il cittadino deve nei confronti dello Stato e quindi la contribuzione fiscale, a una giustizia distributiva che è a livello mesoallocativo, che è quello che abbiamo visto configurare in un evidenzialismo selettivo nella ridistribuzione di servizio, alla giustizia commutativa, cioè quello che noi sulla base di questi elementi poi siamo in grado di erogare nei rispettivi servizi, e abbiamo visto che questo è estremamente differenziato nella realtà dei nostri paesi fra regione e regione, ma devo dire probabilmente anche fra fasce di popolazione e fasce di popolazione. Se questa è la rappresentazione, cioè
di quello che avviene a livello mesolocativo nella ridistribuzione della componente di tassazione da un universalismo assoluto di tipo egualitaristico, un universalismo selettivo, di tipo contributivo che tende a privilegiare in fondo in modo perequativo alcune regioni. Quello che si sta configurando è la, come dire, la verifica che a fronte di una prescrizione, di una dichiarazione di intenti legata a una condizione di universalismo assoluto non modificata nel nostro paese nei diversi decreti legislativi, la condizione di assistenza non è assolutamente proporzionale all'intento dichiarato. Succede cioè che si rende necessario valutare la giustizia commutativa, cioè l'erogazione di servizi in modo differenziato, ponendosi il quesito se da una condizione indistinta di livelli uniformi a tutti nello stesso modo non sia ragionevole, equo, etico pensare di cominciare a discutere rispetto a un diverso modo di intendere l'equità, sia di tipo verticale, cioè ai diversi in modo diverso, e di, sia di tipo orizzontale, cioè agli uguali in modo uguale, evidentemente anche con necessità di integrazione, che sono la parte che differenzia la linea blu, questa è la fascia di reddito, rispetto a quelle che sono le condizioni di malattia nelle quali può essere opportuno e necessario che il servizio sanitario regionale integri la quota erogata. Questo principio di livelli essenziali ed uniformi e indistinti dal punto di vista verticale trasformato in una differenziazione verticale secondo due logiche che non sono equivalenti in sanità. L'equità verticale in sanità non sempre vuol dire eguaglianza. I programmi selettivi hanno evidenti vantaggi, una minor spesa e soprattutto la capacità di targetizzare meglio la risposta, mi avvio a terminare con le ultime quattro slide, ma hanno anche una serie di inevitabili disvantaggi che sono quelli che voi avete elencati, soprattutto perché sono sistemi costosi su quali è necessario interrogarsi rispetto alla capacità di un sistema di leggere realmente le diverse condizioni di bisogno. Ma per riprendere le parole, in conclusione le parole del dottor Cappellotta rispetto a chi spetta poi praticare queste scelte, nel livello della giustizia distributiva e nel livello della giustizia commutativa, nel livello della giustizia distributiva, politiche sanitarie regionali, conferenza Stato-Regioni, nella giustizia commutativa, singole aziende, operare del singolo professionista, quando si trova a scegliere fra due cittadini in due condizioni di bisogno diverse tra di loro o equivalenti tra di loro. Mi avvio a terminare. È difficile identificare una singola ancora di salvezza per una condizione così complessa e articolata, e come avete visto anche riferibile a condizioni diverse rispetto agli elementi storici che hanno contato nel nostro trentennio l'utilizzo dei servizi sanitari nazionali e che hanno di fatto determinato una condizione già oggi di significativa diseguaglianza sia all'interno di cluster di popolazione nelle stesse regioni, sia fra regioni diverse. Qualcuno si interroga oggi sul fatto che possono esistere 21 servizi sanitari regionali diversi e quindi 21 diverse capacità di tutelare le condizioni essenziali di salute. La risposta evidentemente non è sì, la risposta è nei fatti, in quello che noi siamo riusciti, spero, a mostrare. Io non so se esiste la possibilità di identificare evidentemente un'ancora di salvezza o che ci possa salvare o in maniera, come posso dire, eroistica o in maniera filatesca rispetto alle condizioni di tempesta nella quale ci troviamo. Io penso che la risposta non sia evidentemente né l'una né l'altra, ma deve essere qualcosa di molto più serio di una ricetta, perché molto più serio e articolato è il quesito che ci troviamo. Le ultime tre slide riguardano le considerazioni che voglio sottoporre, perché purtroppo anche quest'anno, come l'anno scorso, non ho la risposta acquisita, quindi poi lo tocca a Cappellotta rispetto alla domanda se il governo clinico possa rappresentare l'ancora. Di sicuro non l'unica, su questo non ho dubbi. Le diseguaglianze dello stato di salute della popolazione sono socialmente costruite e come tali io credo che debbano essere gestite e superate e possano essere gestite e superate solo socialmente. L'equità e diseguaglianza non sono in contraddizione, soprattutto se misurano due diverse dimensioni, che sono la dimensione orizzontale e verticale. Un sistema pubblico, per essere equo, deve essere, se opportuno, diseguale. Non può non esserlo quando esiste una cornice di risorse finite. Non può, cioè, limitarsi a dichiarare la volontà di dare tutto a tutti in modo indistinto, anche quando i bisogni sono chiaramente differenziati e diversi. Deve cioè poter distinguere tra le condizioni di diseguaglianza nelle quali intervenire con condizioni differenti rispetto alle condizioni invece che caratterizzano un omogeneamento della popolazione.
Le situazioni appaiono ampiamente differenziate, come abbiamo visto, non sarebbe onesto affermare che le differenti livelli di governo, governo clinico, manageriale, politico, non si sono mai integrate. Dove lo hanno fatto, i risultati, ancorché migliorabili, sono evidenti rispetto a dove questo non è mai avvenuto. Il management e i clinici dovrebbero accettare di aver bisogno gli uni degli altri, e questo credo che sia un insegnamento che non è ancora sufficientemente appreso, evitando di demonizzare gli uni gli altri, cosa che invece lei accade ancora continuamente, soprattutto con una messa in discussione della reciproca onestà, imparando a rispettare il fatto che possono esistere diverse culture, la cultura professionale e la cultura manageriale, che non sono in contrapposizione fra di loro, se onestamente considerate come due condizioni che possono essere entrambi utili alla risoluzione dei problemi, soprattutto nella misura in cui questo può innescare le condizioni di fiducia reciproca, che è ancora troppo poco praticata. Il conflitto di interessi fra tutelare un bene pubblico e assumere una responsabilità pubblica e tutelare un bene privato e assumere una responsabilità privata, tipico della medicina liberale, del manifesto della medicina liberale, non è un problema sanabile a livello di singolo medico, di singolo infermiere, di singolo ostetico, di singolo fisioterapista. È un problema che va affrontato da un punto di vista collettivo, ma indubbiamente nel rapporto uno a uno, nel rapporto medico-paziente, singolo paziente, singolo professionista, singolo paziente. Questo è un conflitto difficilmente sanabile, quindi è difficile trovare la soluzione quando si va a guardare l'appropriatezza caso per caso. È opportuno convincersi che la dimensione di salute non è sempre una condizione medico-centrica o sanità-centrica, ma spesso una condizione salute-centrica, e quindi quello che fa la differenza sono le politiche per la salute e non solo gli interventi sanitari. È importante comprendere che il contributo che i professionisti possono dare non è soltanto nella ricerca biomedica, ma anche nella troppo trascurata ricerca sui servizi, che viene di solito lasciata come responsabilità a qualcun altro e sulla quale invece i professionisti avrebbero diritto e io credo anche dovere di essere ingaggiati. È opportuno, e qui mi avvicino alle ultime formulazioni del dottor Cattardellotto, cercare di pensare che gli elementi connotativi del governo clinico, collegi di direzione, la direzione clinica di dipartimento, il comitato di dipartimento, sono strumenti, non sono fini. E quindi rischiano di essere, se non li riempiamo di connotati molto più densi di significato, dei formalismi, rischiano di essere una nuova burocrazia, rischiano di essere delle ricette e quindi rischiano di realizzare una condizione per la quale quell'assetto organizzativo non diventa uno strumento per praticare il governo clinico, ma diventa un fine. Non voglio più dichiarare le condizioni di rendita di posizione che si possono acquisire stando in una posizione piuttosto che in un'altra. E lo dico evidentemente nel doppio ruolo che qui ho di relatore, ma anche di direttore sanitario, che queste cose le vede accadere tutti i giorni. L'ultima diapositiva con la quale vi lascio. Il timore che le idee di razionamento e di allocazione possono essere diversi da quelli clinici non è più un timore. Come abbiamo visto, è un dato di fatto. Il razionamento esiste già. Non è una realtà che dobbiamo temere. Il rischio invece e che il razionamento, se non lo affrontiamo con la, credo, lucidità e correttezza con le quali gli strumenti per i quali siete qui vi aiuteranno a fare, che sia sempre più occulto, sia sempre meno visibile, e che in nome di un universalismo onnicomprensivo, difeso da un punto di vista ideologico, che scusate, ma all'uso di quello che noi abbiamo visto, è ormai un concetto che ha dentro anche elementi di ipocrisia e di facciata, si alimentino non soltanto interessi personali, ma anche delle diseguaglianze e delle ingiustizie che, come abbiamo avuto modo di vedere, finiscono di gravare, per gravare su fasce che abbiamo già identificato nella popolazione, quelle che hanno più bisogno, non quelle che hanno meno bisogno, perché nelle fasce che hanno meno bisogno, con un aforisma molto poco tecnico, in generale dei servizi sanitari, universalistici o no, se la cavano sempre, sono gli altri che se la cavano molto peggio. Il patto quindi non può più essere fra singolo medico e paziente, il patto è fra medici e società. È necessario essere consapevoli che attraverso la capacità di esercitare una scelta di priorità, quello che oggi vi invito a leggere un numero monografico del Divina nel 2008, sulla capacità dei sanità, dei clinici, di scegliersi le priorità fra di loro e all'interno di un servizio sanitario rappresenti un elemento centrale della competenza, come già anche gli elementi di questo curriculum mostrano come elemento colto di professionismo declinato all'interno di un'organizzazione. Ebbene, nessuno, meglio dei professionisti con il proprio contributo, può aiutare a costruire un sistema sanitario più giusto da questo punto di vista, senza illusioni, perché un sistema sanitario regionale o nazionale è giusto quanto la società che esprime, non lo è né di più né di meno. E infine,
La tutela della salute non può quindi essere solo tecnocrazia, non può quindi essere solo strumenti, non può quindi essere governance clinico. I professionisti possono assumere il loro ruolo anche come parte della società civile, non solo come tecnici. Avendo un doppio ruolo, il loro potere è evidentemente doppio. Senza nascondersi dietro posizioni che ideali rischiano di trasformarsi in ideologiche e anche ipocrite, assumendo tutta la responsabilità sociale, di cooperazione e di confronto che caratterizza pienamente la governance e non il government, altrimenti, come ci ricorda il filosofo Isaiah Berlin, insieme ad Amartya Sen, credo sia la personalità letteraria e umanistica che più di tutti si sta occupando del tema delle eguaglianze, la libertà sarà falsa, non sarà una vera libertà. Grazie.